Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di ottobre, come potete vedere, c'è qualcosa di strano. Il vostro affezionatissimo è in versione piatta, non solo perché ci sono alcuni problemi con le tempistiche e quindi questo escamotage mi permette di realizzare un report molto più velocemente, ma anche perché all'interno di questa puntata vi annuncerò ufficialmente un progetto che sta prendendo una rincorsa pazzesca e sta diventando molto importante all'interno della Vertical Green Productions e che ha, diciamo, questo aspetto visivo. Di cose da raccontare ce ne sono molte, quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo. Iniziamo con Tre dopo mezzanotte, il nuovo cortometraggio della Vertical Green Productions, scritto e diretto dal giovane Alessio Mele, che dopo una serie incredibile di vicissitudini, vede finalmente la luce e infatti Tre dopo mezzanotte è attualmente disponibile online nel momento in cui state guardando questo report. Evviva, evviva! Dedicherò una parte corposa del prossimo report per parlarvi di questo film, con tutti i retroscena, i backstage del caso, e magari avremmo anche ospite Alessio Mele se il tempo e gli impegni lo permetteranno. Per il momento, la notiziona è questa. Tre dopo mezzanotte è finalmente disponibile e noi non vediamo l'ora che voi lo guardiate e che lo commentiate e ci facciate sapere, che cosa ne pensate. Proseguiamo con Gardens, il progetto di videoinstallazione in collaborazione con il compositore di musica d'avanguardia Manuel Chiregato, l'Alpine Garden, che è la prima declinazione di questi giardini interiori declinati in salsa space opera, è ormai a buon punto, i lavori procedono molto bene a gonfie vele, potete vedere qui alcuni estratti di lavorazione. Come ho avuto modo di raccontare sui social nelle ultime settimane, ogni giardino, ogni garden avrà come tema di base un materiale specifico che in qualche modo ricorda le tematiche interiori, spirituali, emotive della musica di Manuel Chiregato. E quindi questo Alpine Garden, come potete vedere, ha come tema principale la lana. Ci stiamo divertendo moltissimo a immaginare un mondo interamente costituito da lana. I lavori continueranno ancora per buona parte del mese di novembre e, come vi ho già anticipato nello scorso report, le prime date di uscita dovrebbero essere entro fine anno. Saprò dirvi qualcosa di più preciso più avanti. E ribadisco appunto che su YouTube in forma gratuita verrà pubblicato un trailer esteso in quanto la finalità di questi giardini è quella prettamente espositiva in musei o in altri contesti appunto espositivi. Vi terremo aggiornati comunque sull'andamento dei lavori. Per il momento dalla Galassia dei Gardens è tutto. E arriviamo al piatto forte, cioè quello che giustifica in qualche modo il mio essere in questa condizione francamente imbarazzante. 2 mesi fa, nel report di luglio, mi sembra di ricordare, vi dissi che due musicisti americani di New York, Russell e Robert Giffen, mi avevano contattato per propormi in forma totalmente spontanea e gratuita una colonna sonora completa per un nuovo progetto, un qualunque tipo di progetto avessi in mente, un attestato di fiducia e di stima che mi commosse, devo dire la verità. Non mi feci pregare, colsi la palla al balzo e da diversi mesi ormai stiamo lavorando su una colonna sonora per un progetto che al momento è stato ancora tenuto nascosto. Qualche settimana fa, però, ho trovato finalmente un impianto visivo, un visual design, come si dice tecnicamente, per il nuovo progetto. E quindi la lavorazione sta accelerando sempre di più, tanto che questo nuovo progetto con tutta probabilità
avrà una release date molto più vicina di quanto avessi pronosticato agli inizi. Anzi, potrebbe addirittura sopravanzare tutti gli altri progetti attualmente in fase di lavorazione e uscire per primo. Vi saprò dire qualcosa di più preciso nel corso delle settimane e dei mesi a venire. Per intanto però voglio annunciarvi come si deve questo nuovo progetto. Si tratta della trasposizione cinematografica di un romanzo molto molto vecchio, datato 1884, ma che nonostante questo è assolutamente e incredibilmente attuale, nonostante l'età che porta sulle spalle. Si tratta di Flatland, il romanzo di Edwin A. Abbott, che se ancora non avete letto vi consiglio caldamente di mettere in pausa questo video e correre in una libreria a cercarlo, perché è una lettura fondamentale per chiunque. È un libro che si legge in poco tempo, non è troppo complicato, è godibilissimo e crea delle percezioni nuove sulla realtà e sul modo che abbiamo appunto di percepire la realtà, che veramente non hanno eguali. Questo romanzo verrà trasposto in forma cinematografica o molto probabilmente in forma seriale durante il 2019, quindi con tutta probabilità sarà il primo progetto a essere rilasciato nel corso del prossimo anno. Non vi racconto troppo della trama, anzi non vi racconto nulla, ripeto, andatevelo a leggere perché è qualcosa di eclatante, ci sarà modo di approfondire e la trama e i personaggi e quant'altro nei prossimi report. Per intanto quello che mi premeva era annunciare ufficialmente il progetto Flatland, che è un progetto al quale tengo molto, perché è uno probabilmente dei primi romanzi che abbia acquistato e letto consapevolmente in età adulta, quindi è un testo per me fondamentale su più livelli. Spero che anche per voi possa diventare, se ancora non l'avete letto, una scoperta graditissima. Nel caso invece lo abbiate letto, che sia una gradita sorpresa il fatto che la Vertical Green lo trasporti in forma visiva. È un report questo un po' veloce, un po' corto, mi rendo conto, forse ho corso un pochetto, probabilmente perché queste due dimensioni cominciano ad andarmi un po' strette, forse anche a voi, mi rendo conto anche della stupidità di questa idea, però abbiate pazienza, mi conoscete, portate veramente pazienza. Il tempo di tornare alle tre dimensioni, ci vediamo sui canali social, che vi ricordo di seguire, perché è lì che si nascondono le chicche settimana dopo settimana. L'appuntamento è al prossimo report nel mese di novembre, in cui daremo un altro sguardo all'Alpine Garden e in cui probabilmente ci saranno anche novità su cose sul progetto Flatland. Nel frattempo, come al solito, visitate il sito internet www.verticalgreenproductions.com e i canali social per tutte le novità in tempo reale, visitate lo store online su redbubble.com per farvi e farci un regalo che è sempre gradito e rappresenta uno sprone ad andare avanti, e buona vita tridimensionale a tutti, e ci vediamo il prossimo mese. Ciao!